Buongiorno Prataroli. Anche oggi siamo in montagna e parleremo di allenamento e prestazioni in alta quota. Sì, le cose cambiano. Oggi siamo sopra i 2000 metri e quando cominciamo ad affrontare le prime salite, ecco lì che parte un bel fiatone. Non è che ci siamo infrascichiti tutti in una volta, è normale, è fisiologico, perché salendo di quota, l'aria si dice che è più rarefatta, quindi c'è una pressione più bassa e c'è una pressione più bassa di ossigeno che è fondamentale per i nostri muscoli, il nostro fisico ha meno carburante così. Più si sale di quota, più la quota di ossigeno cala, e tant'è che sopra i 4000 metri spesso si utilizzano dei supporti come respiratori ad ossigeno. A 2000, 2500, 3000 metri in realtà non c'è bisogno di nulla, ma è necessario un periodo di acclimatamento. Acclimatamento a che cosa succede? Bene, essendoci meno ossigeno a disposizione nel nostro corpo, il nostro corpo reagisce. Come? Tramite un ormone che stimola il midollo osseo, esso comincia a produrre più globuli rossi, che come sapete sono i responsabili del trasporto di ossigeno, trasporto e distribuzione ossigeno in tutto il nostro corpo e nei nostri muscoli. Bene, aumentando quindi il numero di globuli rossi si sopperisce alla carenza di ossigeno, quindi in pratica si aumenta l'efficienza e l'efficacia del nostro corpo. E questo, come accennavo prima, richiede un minimo di acclimatamento. E la risposta è molto soggettiva, c'è chi ha bisogno di una settimana, chi 2 o 3 giorni è già pronto e ha già compensato la carenza dei globuli rossi. Spesso atleti agonisti vengono infatti ad allenarsi in alta montagna proprio per migliorare l'ossigenazione del sangue, stimolando quindi la produzione di globuli rossi. Quindi le raccomandazioni sono sempre le stesse: mangiare bene, pulito, niente di pesante, vitamine, sali minerali e un bilanciato apporto di carboidrati perché ci serve carburante e proteine che ci serve per ricostruire le fibre muscolari che si deteriorano durante lo sforzo. Una cosa importante, molto importante, arrivati in vetta, dobbiamo riposare un attimo. Sì, infatti, la carenza di ossigeno, detta anche ipossia, crea diversi tipi di scompensi, confusione, mal di testa, soprattutto poca lucidità. Quello che serve a noi è la lucidità, perché nel momento in cui andremo ad affrontare una discesa, dovremo essere molto vigili, riflessi pronti, super attenti e perfettamente performanti. Scusate il bisticcio. Quindi il consiglio è, arrivati in vetta, un attimo di riposo. Si riprende fiato innanzitutto, si ristabilisce l'equilibrio psicofisico. Consiglio anche di mangiare una barretta con zuccheri. Attenzione, i zuccheri in questo caso ci servono perché ci serve energia subito per recuperare e per avere lucidità per affrontare la discesa. Quindi divertimento, salute e sicurezza. Dai, se volete saperne di più, ricordate di iscrivervi al canale e così resterete aggiornati sulle nostre informazioni, sui nostri tour e qualche informazione in più come quella di oggi. Ragazzi, buone pedalate!